Benvenuti in questo nuovo video di acquisti, dove anche oggi vedremo roba completamente mista. C'è una promozione del Media World, c'è un po' di cofanetti presi grazie a Pamela da eBay, perché io non ho un account eBay. Ci sono un po' di libri, sì, sono acculturato anch'io, non è vero, vedrete che razza di libri sono. E un po' di DVD invece presi a caso da una videoteca sotto casa che sta per chiudere e sta svendendo tutto, come sempre. Andiamo a vederli. Cominciamo con questi, sono freschi freschi, presi al Media World. Al Media World in questi giorni c'è una promozione, 3 film 50%. Questi venivano 16 euro e spiccioli l'uno, quindi 8 euro l'uno, massimo. Field Guide to Evil non l'ho visto ancora, dovrebbe essere un film a episodi. Ho visto che qualcuno dei registi lo conosco, sì, uno è quello di Good Night Mommy, un altro è quello di Baskin, quindi non può essere roba brutta. Darlin dovrebbe essere il seguito di The Woman, infatti è diretto anche da The Woman, The Woman stessa, Pollyanna McIntosh. Solo che ho un po' di dubbi perché io ho già visto un sequel di The Woman, solo che si intitola Offspring. Indagherò. E poi c'è Dr. Sleep. Dr. Sleep penso che l'avete visto tutti, io sono stato l'ultimo, visto che l'ho visto qualche mese fa, è dell'anno scorso. E mi è piaciuto? Sì, non è stato malvagio, diciamo. L'ultima parte, ragazzi. Sì, mi sono svegliato nell'ultima parte. Poi ci sono questi. Questi sono film a caso presi dalla videoteca che ho sotto casa, che ha iniziato a svendere i film a 2-3 euro. Quando è così è brutto segno. Infatti comincia ad esserci sempre meno roba. Gacy, Pamela, aiutami, l'abbiamo visto, sì. Sì. L'abbiamo visto, ma era in inglese forse, perché l'abbiamo visto tanti anni fa. Sì, sì, sì. E va bene, ora almeno me lo vedo in italiano. Questo qui dovrebbe essere, vabbè, John Wayne Gacy sappiamo tutti chi è, quello che si vestiva da pagliaccio a tirare i bambini. Però l'attore Mark Colton, sai cosa ha fatto questo? Ha fatto Voglia di vincere con Michael J. Fox, compagno di scuola. Non l'ho visto, ma non me lo ricordo, lo rivedremo. Abominable. Questo film è un'autentica bestemmia. Io sono sincero, lo vidi da internet tanto tempo fa ed è stato fantastico perché era molto splatter, c'erano bei effetti speciali. Compro il DVD in inglese perché non trovo quello italiano e mi sono incazzato perché era tagliato. Ho trovato il DVD italiano, mi incazzo di nuovo perché è tagliato anche questo. Come devo fare per avere la versione integrale di questo film? Se qualcuno lo sa, mi potrebbe anche aiutare. Quelli che non lo sanno, è un film col Bigfoot, ragazzi. Il Bigfoot, ce ne sono tantissimi di film con i Bigfoot, questo secondo me è uno dei più belli. Di contorno ci sono Jeffrey Combs, piccola parte per Dee Wallace, e Lance Erickson. Bellissimo. Splatter. Ma a proposito di splatter, House of Blood. House of Blood è un film di Ola Sitterbach, che dovreste conoscerlo tutti, ha fatto un sacco di splatterate tedesche. Questa è una di quelle più carine, si rifà chiaramente ad Al tramonto all'alba, visto che ci sono i vampiri all'interno di un locale. Nella trama però in realtà sono dei detenuti che vanno a sbattere col pullman e appunto finiscono in questo locale dove immaginate cosa succede. È bello? No, sono belli gli effetti splatter. Nel locale, quando si mostrano i vampiri, aprite gli ombrelli. The Monster l'ho visto una volta sola, anche questo in inglese. Oddio, autore di The Strangers, manco lo sapevo. The Monster è un film molto carino, mi è piaciuto. Madre e figlia mm-hmm. in macchina, che sotto la pioggia hanno un incidente e c'è una creatura che intende mangiarseli. Molto molto fico, molto ben fatto e soprattutto carina anche la creatura, anche perché è inquadrata a modo. Rove idem come sopra, l'ho visto in inglese all'uscita, questo è in italiano, me lo ricordo pochino. Ricordo questa ragazza che è vegana, mi sembra, e a scuola per forza e per amore gli fanno mangiare la carne e lei gli piglia male. Capolavoro intelligente, viscerale, ma non lo so, a me non mi ha detto niente. Magari in italiano mi dà tutta un'altra impressione. Tamara è un film che ho già visto più volte, a dir la verità, tant'è che non mi ricordo se ce l'avevo già in DVD, forse ce l'ha Pamela. Pamela, ce l'hai? Sì, ce l'ho. E infatti, ce ne abbiamo due, bene o male.
Niente, l'ha scritto Jeffrey Riddick, che appunto è lo sceneggiatore del primo Final Destination, mi pare che ha messo le mani pure sui fumetti. È un film che è un mischiaticcio abbastanza incasinato tra il Corvo, Carrie e non so cos'altro. Nella trama c'è la Tamara del titolo, che è innamorata del suo professore di scuola, e i compagni, che sono veramente delle teste di cazzo, gli fanno uno scherzo abbastanza pesante e lei ci lascia le penne. Di imprevisto c'è che lei è anche una Wicca, o comunque ha la passione per la stregoneria, quindi ritorna da non morta, molto sexy, e farà il culo agli ex ai compagni, che presto saranno ex compagni, visto che andranno all'altro mondo. Dracula le origini, questo non l'ho visto. Non l'ho visto per niente, ma ho visto che c'è Andrew Brynarski, ovvero Letterface di Non aprite quella porta, il remake, e Non aprite quella porta all'inizio. Lui fa Dracula, quindi io lo devo vedere. Il regista Michael Pfeiffer. Michael Pfeiffer, nella mia mente, mi viene in mente BTK con Kane Hodder. E non solo. E anche Ed Gein, sempre con Kane Hodder. Non è un grandissimo regista, quindi non mi aspetto un granché. Howling Reborn, Dio abbia pietà. Questo l'ho preso, sarebbe l'ululato 7, se non abbiamo perso i conti, e me lo sono pure visto, me lo sono visto e mio Dio, me ne pento e me ne tolgo. È una merda, non so come altro si descriverlo. Vorrebbe essere una rivisitazione teen del mito dei licantropi, però c'è già la serie TV Teen Wolf, quindi a cosa serve? Non serve a niente. I licantropi, poi. I licantropi dovrebbe essere il motivo per cui devi vedere il film. Fanno cagare. Hanno truccato, hanno di make-up la testa, che è un mascherone, le mani e le gambe. E nel dorso e nelle gambe e nelle braccia non hanno peli. Fanno cagare, sono dei mezzi mascheroni. Evitatelo, ma con cura, eh. Per i prossimi devo dire grazie 1500 volte a Pamela. Ah... Adoro Buffy. No, allora, tutti adoriamo Buffy, senza se e senza ma. Qui c'è anche questa splendida, ah, c'è un figo, anche questa devo dire grazie a Pavela. Si vede? Insomma, nel giro di un anno giù di lì, Pamela mi ha fatto tutto questo. Mi ha fatto, oddio, mi ha trovato tutto questo. Se non c'era lei non l'avrei mai avuto. Buffy, penso che lo conoscete tutti, è stata una serie televisiva dal 97 al 2003, conta di 7 stagioni, ha lanciato la carriera di Sarah Michelle Gellar, che durante quegli anni faceva anche cinema, infatti ha fatto So cosa hai fatto, Scream 2, The Grudge, tante belle cose. Adesso non fa più niente, giustamente è andata in pensione, troppo giovane è andata in pensione. Comunque, Buffy secondo me è una serie TV che più o meno dovremmo vedere tutti, specialmente i ragazzini dai 15 anni in su che intendono avviarsi al mondo dell'horror. Sembra una cazzata, perché tanto la storia di questa ragazzina che era prescelta, fa la cacciatrice, deve uccidere i vampiri, appunto su questa città che si chiama Sunnydale, situata proprio sopra una delle porte dell'inferno, che guarda caso e dove va a scuola. È un po' così. Però, sotto sotto, nel corso di 7 stagioni, i personaggi cambiano, si evolvono, e il ragazzino che inizia a vedere la serie, che appunto ha l'età di 14, 15, 16 anni, come li aveva lei, e man mano procede, per 7 anni, il suo personaggio cresce e cresce anche lo spettatore. Infatti si passa dalle prime stagioni dove va a scuola, stagione 1, 2, 3, dove si innamora, si fa gli amici, litiga con gli amici. Arriva all'università, nella stagione 4, dove si dividono, uno di loro va a lavorare invece che andare all'università, si fanno nuove amicizie, eccetera, eccetera. Si passa alla stagione 5, dove succedono cose drammatiche che ovviamente non vi spoilerò, e si arriva alle ultime stagioni dove appunto il personaggio di Buffy è completamente maturo, deve trovarsi un lavoro e deve fare cose che non posso svelarvi senza spoilerarvi. L'ha scritta Joss Whedon, uno che di storie se ne intende. Oggi lo conosciamo tutti con i due film degli Avengers, lo conosciamo per le storie che ha scritto sugli X-Men. Buffy non è da meno. Rimaniamo in tema Buffy e continuiamo con questo, i fumetti. Questa qui è una nuovissima serie a fumetti che è uscita giusto qualche mese fa e in questi giorni a metà luglio deve uscire il secondo volume ed è praticamente un reboot della serie.
ci sono sempre Buffy, Xander, Willow, Spike, ci sono gli stessi personaggi, però si incontrano in maniera diversa, fanno amicizia in maniera diversa, però secondo me finiranno per fare sempre le stesse cose. Ci sono due edizioni di questo fumetto, questa qui è la variant, e poi invece c'è la copertina normale, forse pure più carina. Qui in mezzo c'è un segnalibro, ciao sono nuova, sono Buffy. In entrambi i casi la Salda Press ha fatto le cose in grande e nelle fumetterie penso che trovate questo fumetto insieme ad una bella borsa che adesso ho messo via, il segnalibro, eccolo lì, una spilla e ci c'erano anche delle card, anche quelle le ho messe via purtroppo. Il fumetto, questo qui si copia numero 56 di 200 perché è la Variant Edition, ha dei disegni molto 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 carini secondo me. Ci sono altre testate fumettistiche di Buffy. Io qualche numero, Pamela ne ha di più, non ho potuto leggerli e penso che inizierò. Ho preso questo qui perché ero preso al momento dalla Buffymania, perché mi erano arrivati i cofanetti. Continuiamo con questo, sempre dalla Salda Press, Robocop, vivo o morto. Dovrebbe essere due volumi, questo qua è il primo, il secondo penso che sia già uscito e devo recuperarlo a breve. È un'ottima continuazione della serie cinematografica, anche qui i disegni sono spettacolari, la violenza non manca, Robocop è molto molto manesco, l'ho letto tutto, già molto carino, però purtroppo continua, bisogna aspettare il secondo numero. Nella trama abbiamo la OCP che deve rimuovere, grazie ad una nuova legge, tutte le armi dalle strade. Robocop stesso verrà privato dalla pistola e deve andare in giro con il manganello. Però la gente saprà difendersi in altri modi, come potete vedere. È molto violento, come ci ha insegnato Frank Miller, e non vedo l'ora di continuare. Passiamo ai libri, qualcosa di più horror. Slash of Titans. Questo qui è un saggio, in inglese, anche questo preso da Amazon. Non è proprio una roba autorizzata, c'è scritto proprio. Che cos'è? È un saggio che ha scritto questo ragazzo qua, Dustin McNeil, che prende in esame solo Freddy contro Jason. Ma voi dovete sapere che su Freddy contro Jason, prima di arrivare alla stesura definitiva del film, della sceneggiatura scritta da Damian Shannon e Mark Swift, sono state proposte centinaia di sceneggiature. Chiunque tra gli anni 80 e i primi del 2000 ha scritto una sceneggiatura di Freddy contro Jason. Manco solamente io. Seriamente, l'ha scritta Kevin Yeager, l'ha scritta Robert Englund, l'ha scritta David J. Scow, che aveva sceneggiatore già di Letterface, il terzo non aprite quella porta, il Seventh Red, tante altre cose. L'ha scritta... me ne vengono in mente tante. Però questo ragazzo è andato ad esaminarle tutte, se le ha lette tutte quante via internet, ha intervistato gli autori, c'è un'intervista a Ken Kirsinger, a Ronnie Yu e a Englund, e le ha messe tutte quante a confronto. Sono sceneggiature... qualcuna veramente decente, forse anche migliore del film che ne è uscito fuori effettivamente. Le leggende le avete sentite tutte, in una spuntava Pinhead nel finale, in un'altra Freddy e Jason sono due demoni che stanno all'inferno che combattono l'un l'altro per la contentezza di Satana, in un'altra ancora invece Freddy era uno dei consulenti di Crystal Lake e ha violentato Jason da bambino, e hanno fatto dei collegamenti pazzeschi per entrambe le saghe. In un'altra ancora rispuntavano i personaggi della saga di Venerdì 13, ovvero Tommy Jarvis, e i personaggi della saga di Nightmare, ovvero Alice Johnson, e li facevano incontrare. Una figata. Il film di Ronnie Yu alla fine è piaciuto a tutti, ma proprio tutti, lo dimostrano i centinaia di milioni che ha incassato. Però, ecco, come saggio una letta bisogna dargliela, secondo me. Io ancora non l'ho finito, l'ho solo dato una prima occhiata, però già è un acquisto obbligatorio per i fan della saga. Poi c'è questo. Se mi conoscete bene sapete che sono anche un grandissimo fan del cinema anni 80, in particolare degli action e anche arti marziali. Lo dimostra il Bruce Lee che sta qui, lo dimostra il Bruce Lee che vi viene qui, lo dimostra un sacco di cose. Van Damme, Jackie Chan, Michael Dudikoff e ovviamente Steven Seagal. Questo libro esamina... Signor libro, perché sono più di 484 pagine, scritto da un autore, Verne, che dovrebbe essere
abbastanza famoso in America in quanto gestisce uno dei siti di Eric Knowles. Eric Knowles è quel critico cinematografico con la barba rossa e gli occhiali che avete visto anche in alcuni film come Fanboys. Avete visto anche la sua testa mozzata sul remake di Non aprite quella porta, era su un piatto sul tavolo di casa Hewitt. Comunque, questo Vern analizza tutta la filmografia di Seagal, in questa edizione estesa arriva anche fino a Machete e gli ultimi film, e l'analizza veramente bene. Del Toro stesso dice che fa scompisciare dalle risate fino al pavimento. C'è un'introduzione di David Gordon Green che non so che cazzo c'entra, io ancora lo devo leggere, però non vedo l'ora, anche perché Seagal, dai, lo conosciamo tutti. Un grandissimo dell'Aikido, però nei film non è che siano proprio tutta questa serietà. Ultimo, e quando l'ho visto ero contentissimo, anche perché su Amazon non costa veramente un cazzo, l'autobiografia di Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger insieme a Stallone sono i nostri eroi preferiti, diciamolo. Adoriamo l'horror, però anche quando si tratta di loro non si può dire niente. Ok, anche questo è un grandissimo mattone che conta più di 650 pagine. Nei finali ci sono fotografie qua e là. Arnold lo conosciamo tutti, Terminator, Predator, Commando, ha fatto lui gli anni 80. I primi anni 90 così così, la seconda metà degli anni 90 è andato giù con il cinema. Poi ci sono state le operazioni al cuore, poi c'è stata la parte dove è diventato governatore della California, dopo i 4 anni finito il mandato ritorna a fare cinema e così via e così via. Sta di fatto che quest'uomo da un piccolo paesino dell'Austria che passa a fare il bodybuilding, dal bodybuilding fa l'attore, dall'attore si butta in politica, dalla politica ritorna a fare l'attore. È una leggenda, non sono tantissime le persone che possono dire di aver avuto una vita così. Quindi, a me piace. Dopo sì, sono sicuro che ci sono tante persone che gli sta sul cazzo come recita, non gli piace la sua voce, non gli piace come politico, a me non me ne frega, cinematograficamente parlando mi piace e non me ne vergogno. E anche per oggi abbiamo dato. Se vi è piaciuto il video, sapete cosa fare, vero? Non lo sapete? Iscrivetevi, commentate, condividete. È semplice, no?